Dopo oltre 20 anni di servizio hanno smesso di illudersi e di sognare la stabilizzazione, ma almeno una cosa la vorrebbero i lavoratori stagionali che prestano la loro opera al consorzio di bonifica di Venafro, avere qualche giornata lavorativa in più, in modo da raggiungere la soglia minima dei 151 giorni che permetterebbe loro non solo di ricevere i sussidi della disoccupazione, ma anche di coprire l'intero anno contributivo, senza contare che con più giornate di lavoro otterrebbero due stipendi in più, fondamentali per mandare avanti le loro famiglie. Sono queste, per sommi capi, le motivazioni che hanno indotto gli iscritti al sindacato Confial, la Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, a organizzare un sit-in davanti alla sede del consorzio per chiedere l'immediato reintegro. Chiedono dignità, chiedono di avere quelle famose 156 giornate che in pratica ogni stagionale chiede e spera. Sarebbe una cosa bellissima la stabilizzazione, ma sappiamo che è difficile, però loro, siccome negli ultimi anni stanno facendo sempre 101-102 giornate, chiedono un po' di dignità, dignità per loro e per le loro famiglie. Significa 40-50 giornate in più lavorative all'anno per dargli l'anno contributivo pieno, per dare una disoccupazione dignitosa e un paio di stipendi in più all'anno. Questo vogliono. Il loro ruolo è fondamentale, importantissimo per la piana di Venafro e di tutti i comuni che gravitano attorno a Venafro. Sistemazione di cunette, strade consortili, l'irrigazione di tutta la piana di Venafro, quindi irrigazione di migliaia di ettari di terreni coltivati. Da parte propria il consorzio di bonifica si sta impegnando nel rimediare le risorse necessarie anche attraverso una serie di incontri alla regione, ma ad oggi i soldi non ci sono. Io come vicepresidente di questo ente e anche come presidente della Coldiretti qua di Venafro mi sono sempre attivato, io sia come presidente e anche come vicepresidente dell'ente, io e l'amministrazione di quest'ente, affinché questi i lavoratori stagionali lavorino il più tempo possibile, perché noi agricoltori sappiamo benissimo che se questi lavorano c'è un tornaconto per noi, no? Perché mantengono pulite i fossi, i scoli, la condotta che funziona e tutto. Cioè, perciò è nostro interesse che questi lavoratori stagionali lavorino. Siamo stati dall'assessore a chiedere i fondi per il consorzio perché questa gente potesse lavorare. Senza soldi purtroppo non possiamo farli lavorare.